Nel terzo cerchio vengono puniti i golosi. Tra i dannati si avvicina ai due poeti un fiorentino di nome Ciacco, con il quale Dante inizia a dialogare e al quale pone tre domande riguardanti la situazione sociopolitica di Firenze, alle quali l'anima risponderà, profetizzando il futuro. Ma se questi stessi quesiti venissero riproposti al giorno d'oggi, le risposte sarebbero diverse? La prima domanda riguarda la sorte della città, al tempo lacerata dalle divisioni politiche interne. A distanza di 700 anni, l'Italia si trova ancora una volta in una simile situazione. Oggi non si prospetta certo una guerra civile, come accade nel capoluogo toscano, ma le conflittualità, gli intenti e gli interessi di parte sono sempre gli stessi. La seconda domanda: vi sono degli uomini giusti? Come allora, anche ora ve ne sono pochi. E questi pochi, seppur inizialmente mossi da nobili intenti, una volta acquisita l'autorità, vengono rapiti dalla smania di potere e di ricchezze. La terza e ultima domanda riguarda le cause della discordia scoppiata nella città fiorentina: superbia, invidia e avarizia. Non vi è tematica più attuale, infatti pensiamo quante volte i politici italiani sono stati accusati di corruzione. Il Sommo Poeta non è solo estremamente attuale in tutte le tematiche trattate nella Divina Commedia, ma ci insegna e ci fa riflettere che dobbiamo essere dei cittadini motivati, che si impegnano attivamente per la comunità, che l'onestà deve essere la base dell'agire e che la cupidigia deve essere bandita.